Buongiorno a tutti amici. Sono venuto finalmente insieme a paghi J alla necropoli etrusca di Norchia per farvi vedere uno la bellezza di questo luogo per chi non l'ha mai visto e due per vedere quanti dettagli ci sono in comune sempre con Gravina in Puglia che lo ripeto, per me è fondamentale perché sta proprio in Puglia dove gli etruschi cioè i maestri costruttori non hanno modo di esistere laggiù, e due, per vedere tutti i dettagli in comune con gli altri siti, per dare sempre la paternità ai luoghi. Non sono partito dall'inizio, perché? Perché un dettaglio lo voglio fare al contrario, per farvi vedere bene di che cosa stiamo parlando, però parto subito da qua, da queste tombe a dato. Particolari tombe a dato che in questo punto specifico ricordano molto, e ne parlai anche in passato. Il popolo dei Nabadai in Giordania che realizzavano tutte le loro città scolpite nella roccia, esattamente come in Turchia, di Rincuoglio, come come molti, sempre tutto di un pezzo. E comincio da qui che è la prima. Sotto la tagliata che vedremo adesso, immensa, tomba a dato di cui si vedono ancora le vestigia di pilastri scolpiti anch'essi, sempre tutto di un pezzo. Ma qui, qui è frannato tutto, ovviamente. Non si può riconoscere il tempio vero e proprio, che ne, li vedremo più giù come erano fatti. Alcuni sani ce ne stanno. Però vi faccio vedere come si vedono ancora le basi delle colonne, guardate il piede mio non arriva neanche a un quinto di questa base, terrazzamenti ovunque, lucerto, la carina, poi che già è già sdraiato, guardate che bellezza, una, due, tre, quattro e cinque colonne separate che in origine erano tutte di un pezzo. Qua c'era il tetto, anche con i dipinti, le T che vedremo tra breve: quante T ci sono del regno dei morti e le tombe vere e proprie. Che nelle tombe a Dato sono all'interno dei tunnel, e qui, specialmente in una più in fondo stanno ancora dei sarcofagi intatti con i ricoperchi all'interno ma incominciamo subito con il... ah ovviamente se mi ricordo metto le foto dei nabatei in fondo incominciamo subito con il dettaglio riconoscibili, che sono le mini tagliate ma non tanto le mini tagliate ma quanto i camminamenti per i piedi che abbiamo visto a Gravina in Puglia e a Bomarso nel villaggio degli stolti cioè quello che chiamano Paleocristiano perché sono identici sempre identici e cominciamo da qua vedete primo buco per i piedi si continua guardate che bellezza non so se il sole rende l'idea spazio per i piedi sempre tutti morbidi un altro un altro e un altro continuiamo a salire cioè io l'ho appena fatta scendere ma è più bella vederla in salita perché rende ancora più l'idea guardate anche qui si vede la solita mini tagliata che loro passavano ovunque non c'era bisogno di scavarla Mini tagliate che come sottolineo tantissime volte costeggiano sempre i luoghi rituali e qui a Norchia ce ne stanno due di sezioni, cioè c'è il primo monte che è questo, diciamo che a sinistra per intenderci, che tutte le tombe guardano a Oves dove va a morire il sole. Dall'altro lato che vedremo più tardi c'è il luogo rituale con tutti gli ipogei tutte le varie cavità che guardano a est dove sorge il sole continuiamo la tagliata già qui si percepiscono spero almeno anche se con l'ombra i soliti posti che a Gravina in Puglia posti per i piedi intendoci sono ovunque nascosti vedete e come ripeto, quando tu segui questi spazi per i piedi, la felicità, la facilità per salire queste rupi è davvero impressionante. Sembra che non si fa nessuna fatica. Guardate quanti ce ne sono ovunque. Uno, due, sempre gli stessi camminamenti. Bellissimi. Vai, paghi. Qua c'era un'altra tomba a dado che ovviamente è franata, sotto la solita tomba vera e propria e le tombe a dado sono particolari perché hanno sempre la facciata con il tempio sopra e le scalinate ai lati che portavano sulla sommità dove gli auguri o forse gli auruspici eseguivano i vari riti d'occasione. Qui ce n'erano due, una doveva essere questa, ovviamente tutto franato, tutto in curia, e qui ce n'era un'altra, vedete che bella entrata che c'è qui. Fluidamente non entro sotto perché non ho la torcia, quindi appena entro non si vede più niente, ma... Paghigno, qui continua, sempre i soliti camminamenti per i piedi, in ogni dove in queste mini tagliate che qui il tufo le ha cioè essendo di tufo si sono completamente perse rose rotte e questa è l'entrata infatti lì c'è il cartello vedete mi fermo qui e riprendo da dove ho cominciato per vedere la parte più bella delle tombe andiamo paghigno ed eccomi di nuovo al punto di partenza scusate solfiadone ma qui il video forse non rende ma sono rupi montagne pareti altissime che da sopra ho lasciato la macchina a sotto al ruscello che faremo per andare nella zona rituale sono centinaia di metri non sembra ma passeggiare qui e parlare è veramente faticoso intanto Faccio vedere quello che incontro, che, cioè Norchia è completamente si può dire abbandonata, ma è, è bellissima. Guardate, qui si incomincia a intravedere una piccola T e rosa. Anzi, ah, sì, guardate, facciamoci da di sopra, vedete la grotta e le scale che vi dicevo. Facciamole insieme anche qui, come in altri luoghi. Gli Etruschi eseguivano, paghi, ce la farai qui? Tu che sei un becco Sempre, dai zitto, tutto di un pezzo. Sempre, tutto monoblocco, Eccolo paghigno. Qui siamo, ecco, in alto, dove si seguivano i riti. Proviamo a camminare lungo la parete, se ce la facciamo, dai paghi, ce la fai pure tu, lo so. Ah, guardate, qua si vede in questa nicchia ancora il vecchio intonaco che è ancora liscissimo, guardate che bellezza. Non so se si percepisce qui ancora il colore, ma questa più che calce sembra un primo prototipo di cemento. E anche qui a pensare che i romani, se prendono il merito di tutto, è una vergogna. Oddio, quanto è... No, vabbè, qui dovete vedere quanto è ancora liscio. Perfetto, perfetto. Tomba sotto altissima, attento paghi. Pezzi di cornicione, come vi dicevo prima, che sono franati, purtroppo non si vedono più. Oh, che bellezza! Qui si saliva, vedete, sempre ai lati le scale. Questo è particolare perché c'è una cavità. Questa non era una tomba ovviamente, ma sicuramente era un posto dove eseguivano qualche sorta di rito, sicuro perché è così che si presentavano. Oh, già si sente il riverbero. E andiamo a vedere il resto. Guardate che meraviglia. Non salgo soprattutto perché ce ne sono davvero tante da vedere. Oh. bellissimo qui c'è scritto tomba camino ok facciamo un giro vieni paghi scendiamo magari dalle scale se ci riusciamo che qui è un labirinto anche qui oh. anche qui ripeto siamo altissimi oh ho trovato delle scale vedete ci volo perché faccio prima vieni paghi oh. guardate sopra alla sommità di molte tombe a dato ci sono anche degli spazi ce la fai paghi? oh guardate siamo altissimi siamo altissimi qui si vede anche il tetto di una tomba quello il tetto che vi dicevo con le colonne sotto che abbiamo visto poco distante dai paghi che ce la fai? vieni vieni paghi oh che belle scale allora interrompo che mi imbrago Paghi in braccio e riprendo. No, vabbè, Paghi ha fatto un salto allucinante. Allora, peccato che non l'ho ripreso in tempo. Vieni. Dai. Quindi scendiamo. Scale ripidissime. Andiamo. Qui sotto come sempre la cavità. Nicchia e quant'altro. Guardatelo che gatto pardo pure io paghi, ti seguo. Vai. E questa è, vedete, l'unica tomba con il tetto. Guardate che bella, anche qui c'era l'intonaco, si vede, anzi, qui si vede anche bene il colore rosso. Guardate dentro la solita T. Vedete il tetto? Che meraviglia! Ma io ho fatto dei video qua, anche qui si saliva sopra, dove All'interno di questa grotta ci sono i sarcofagi. Andiamo a vedere se forse siamo fortunati da, da vederne con quella poca luce che c'è. Qui è meraviglioso perché io sotto ho trovato un tunnel che riconduce a questo qua. Ecco, guardate, forse da qui si vede dall'esterno il primo sarcofago. Che meraviglia, guardate! Tutti decorati, lavorati, sarcofagi dentro. Non posso accendere la luce con il telefono, ma ce ne stanno a occhio e croce. Ne vedo una diecina, bellissimi, lavorati, squadrati. Forse ci sono i coperchi, ma chissà. Comunque, vai, vai. Arrivo fino a sotto dove ci stanno anche le mura semipoligonali con blocchi immensi. Questa si chiama la tomba prostila. Dove vai? Vieni qui? No, sopra, qui. Eccoci. Oh, che meraviglia. Guardate che blocchi immensi caduti, sembra da stare nel set cinematografico del signore degli anelli quando fuggono che trovano tutte quelle statue diroccate allora scendiamo Pachi vieni più si fa prima a correre quando devi scendere che, che anda a piano eccoci qua siamo scesi di tantissimo le tombe come si vede arrivavano fino qua sotto si vedono ancora le scale e questo è il tunnel che vi dicevo prima cosa ho fatto in passato che questo tunnel dovete pensare che è soltanto una valvola di scarico per l'acqua che arrivava all'entrata infatti quella tomba secondo me non era una tomba ma era tipo, tipo come si può dire un obitorio dove le preparavano tutte ecco che sono tutti i sarcofagi ed ecco perché hanno fatto la, la valvola di scarico per l'acqua, un tunnel lunghissimo. Dove finisce in punta con un piccolo buco che era quello che entrava all'entrata perché lì la tomba, forse non, la tomba, lo spazio non veniva chiuso, ma rimaneva sempre aperto. e Ecco perché non si doveva riempire d'acqua. Hanno realizzato un tunnel lungo almeno 15-20 metri. Che non esce con questa entrata, esce con un foro di 30-40 cm solo per l'acqua pensate che ingegnosità ed ecco i blocchi che vi dicevo blocchi immensi che stanno anche davanti alla bo bocca del mostro di Gravina in Puglia e in tutti i luoghi etruschi guardate che meraviglia c'erano delle scale qua intorno e come ogni posto rituale degli Etruschi ritroviamo il torrente. Perché l'acqua era fondamentale per ogni rito, sempre. Non c'è luogo sacro Etrusco che non ci sia un torrente accanto. Quindi da questa bellezza adesso mi incammino sopra la zona rituale che è questo monte che è praticamente davanti ed anche a Norchia ovviamente non poteva mancare la solita vasca per i riti anzi non so più che chiamarle vasche o fontane perché intanto questa è bellissima anche questa è scolpita tutto su un pezzo di roccia che spuntava dal terreno completamente lavorata e per prima cosa oltre vabbè la grande nicchia centrale che molto probabilmente conteneva qualche sorta di statua a qualche divinità sicuramente ma anche qui c'è cioè, si vede poco oggi ma c'era una bella croce uncinata eccola qua solita croce uncinata e anche questa come le vasche di Bomarso perché qui oltre ai camminamenti ci cioè, stanno anche come sottolineo sempre a Bomarso come a Gravina riconoscere queste vasche è sempre dare una paternità questa è immensa e c'è cioè questo vascone grande che non è anche questo di contenimento ma è sempre c'è sempre un foro guardate che bello è un imbuto è un imbuto e come a Gravina che l'abbiamo vista nei scorsi video e hanno fatto lo stesso becco vedete e adesso mi sta avvenendo l'ipotesi che qualsiasi rito si celebrava qua o per i morti o per i vivi come a Bomarzo, che è solo un centro rituale, non ci stanno tombe, si seguivano quando pioveva, quando c'era temporale. Perché qui ci puoi venire tutti i giorni dell'anno, anche d'inverno, che non piove, l'acqua non la prenderà mai. È vero che come tutti i siti rituali degli etruschi o dei parenti dei padri, dei nonni, c'è sempre il fiume vicino, ma comunque di sempre andarla a prendere, sotto gli alberi qui c'è il ruscello, prendere e portarla. Chissà se invece tutti i riti e tutte, e tutte le sepolture si svolgevano direttamente quando pioveva, il che era una fontana continua. E anche solo questa fontana è... È strepitosa bellissima davvero bella enorme questa forse qua nocchia è una delle vasche no sicuramente la vasca più grande che ho mai visto vedete che l'inquadratura del telefono ah, che cosa c'è non ti sta bene la vasca <ride> la vasca più grande che ho mai visto bellissima guardate siamo scesi dal monte delle necropoli sono due monti separati dal fiume e anche qui nella zona rituale c'è sempre vedete la mini tagliata come abbiamo visto qualche giorno fa a cervetteri della stessa identica misura mini tagliate che come sottolineo molte volte costeggiano quasi sempre tutti i siti rituali e qui siamo per arrivare alla bocca del mostro di Norchia ovviamente tutte frane che hanno l'annotturata praticamente però ecco vedete ritorna sempre la stessa misura e la stessa tagliata che non è obbligatoria perché si può camminare benissimo sopra ed eccoci arrivati guarda tanto qui continua magari la, la finiamo dopo ma adesso andiamo in quella che io chiamo no la chiamo, la chiamo ora la bocca del mostro di norchia perché perché su ogni sito che andiamo ci stanno sempre questi poggei molto particolari, guardate che bella questa che è! Strepitosa! Strepitosa! Entriamo dentro, è tanto che non ci veniamo, entriamo insieme! Già all'inizio vedo... Sentite che riverbero solo all'entrata! Guardate, ci stanno i soliti incastri che abbiamo visto anche a Bomarso, in quello che chiamano il villaggio dei palo cristiani! io dico degli stolti vedete buco semplice e incastro così in modo che tu infilavi il bastone qui e da sopra lo facevi passare così a chiusura bellissime e già ho visto forse vediamo no forse guardate anche qui anello anello in pietra dentro guardate quanti fori esattamente come gravina signori guardate è tanto che non ci venivo qua dentro ma è bellissima davvero bella questa guardate quanti fori 1 2 3 4 5 6 7 8 e 9 10 e 11, bellissima buchi. Guardate, circa questo: non l'ho mai visto. Doppio anello, doppio anello consecutivo. Guardate, me ne parlavamo solo qualche giorno fa. Soggetti dell'importanza degli anelli: due nicchie, sempre come a gravina, in ogni luogo rituale. Rituale. Guardate l'occhio che bello E Non so se è naturale questo perché O forse è soltanto Deteriorato Oddio poi che mi esce dall'occhio No vabbè sto cane non sta un becco davvero Meravigliosa Anche questa Qui altre due Vedete due vasche ma questi fori hanno dell'incredibile. Abbiamo degli scavi anche sul soffitto. Non trovo l'anello, ma poco conta. E qui faccio un'osservazione, perché è giusto fare un'osservazione. Guardate che bella anche l'uscita dal di dentro. Cioè, è una cosa fenomenale. E l'osservazione è, qui siamo in una necropoli immensa, bellissima. E qui stiamo sopra... Quest'altro monte che fa cioè davvero è tutto scosceso in una maniera allucinante. Ma si può pensare che qualcuno in tempi posteriori venga qui per fare una stalla qua dentro? Ma no! Ma come non si fanno le stalle dentro le tombe <ride> pseudo-monumentali di, di Sutri? Ma la stessa cosa vale per la bocca del mostro di Gravina in Puglia. Se i poggei che sono si possono considerare cavità, grotte, si possono considerare come dice quel primitivo di Giacobbe realizzate dagli uomini primitivi? Ok, queste, queste, questi voci così particolari. Ma vi pare che gli fanno gli uomini primitivi? Qui si sa che sono stati gli etruschi. Allora, se qui sono stati gli etruschi, a Gravina, perché sono stati gli uomini primitivi? Che la bocca del mostro di Gravina è tutta aperta con tutti gli anelli in ogni dove, fino al soffitto. È ovvio che è stata realizzata apposta: non come nascondiglio o come stalla, ma come un posto rituale, un locale rituale, un ipogeo rituale di un'importanza immane. Una meraviglia! E qua dietro, se non sbaglio, c'era qualche altra cosa. Vedete, qui siamo esattamente sperduti! Cavità ovunque! Bellissime! Bellissime! andiamo paghigno! Pachigno qui è davvero un pazzito! E Riprendiamo sopra, sempre dall'altra tagliata che vi faccio vedere adesso, dell'incredibile anche quella. E da questa bocca del mostro, per adesso è tutto. Sono appena salito, vedete, qui ci stanno c'è un video di due tagliate. La bocca del mostro era là, sono salito di poche decine di metri. E qua si trova anche a Norchia, come a Sutri, come a Bomarso e come in tantissimi luoghi degli Etruschi, la via cava, la tagliata quella gigante, ecco perché io la chiamo mini tagliata, perché le tagliate grandi sono ovunque, anzi là c'è sta pure un cartello che lo dice, cava, vedo, via cava, vedete l'importanza della via cava o della tagliata in ogni sito etrusco era di un'importanza immane spostavano migliaia di metri cubi solo per realizzarle perché perché forse era il percorso iniziatico di cui arrivavano non nella necropoli che nell'altro monte ma nel sito rituale magari c'era un corteo con della musica che creavano vibrazioni entravano in uno stato mentale particolare i motivi possono essere diversi ma non importa Tanto forse non lo sapremo mai, ma quel che importa è vedere sempre i dettagli e le caratteristiche di questi luoghi per accumularle e darle una paternità laddove ne incontriamo di nuovi che chi l'ha fatti? Boh vabbè, continuo il mio viaggio verso il pezzo di tagliata che è la mini tagliata, che è una delle più belle qua a Norcia Di tanto in tanto sulla strada si incontrano. Vedete, cavità? Anche questa qui ho questa forma tonda. Ricorda molto una cavità che abbiamo visto a Gravina. E di queste cavità rituali ce ne sono a decine lungo il percorso. Su questo monte, come ripeto, non c'è una sola tomba. È tutto un luogo rituale immenso, all'abbomarso per intenderci. Allora continuiamo la tagliata, la mini tagliata, insieme a un Qui ancora si vedono parzialmente le impronte. Però è bello vedere questo che è un'altra sembra un'altra apertura. Sembra di entrare dentro un ventre dall'altra parte. Guardate che meraviglia. Allora qui sicuramente è franato qualcosa. Forse l'entrata in origine era differente, ma qui si vede la tagliata con le solite impronte vado veloce perché qui ci sarebbe ore e ore da parlare a a farvi vedere tutto ma non è questa l'occasione altro ipogeo con mille nicchie, fori e quant'altro e anche qui guardate c'era il solito anello che si è spezzato si riconoscono sempre le stesse forme e anche qui vedete, guardate qua si vede ancora meglio. Qui c'è la patina dell'antichità e qui c'era sia il bordo sopra che altro bordo, altro anello sotto la nicchia. Vedete? Ora non so se ce ne stanno altri ma non mi importa perché la bellezza è questa. Eccola, questa entrata così particolare, ovviamente realizzata appositamente. Guardate che spettacolo! Prima di arrivare al pezzo più bello della tagliata, ma questo meritava ovviamente <ride> almeno tre minuti. Qui entri proprio dentro, <ride> altro che caiona la balena, un ventre. Questa apertura l'abbiamo vista anche a Gravina in Puglia, sotto le grotte di San Michele Arcangelo sempre questa entrata è così particolare ora senza interrompere andiamo insieme a vedere questo pezzo favoloso di questa tagliata realizzata anche questa appositamente perché qui passano sopra a rupi, fanno di tutto e poi si incontrano queste mini tagliate app realizzate appositamente questa è una meraviglia perché anche qui vanno scavata all'interno guardate ecco siamo dentro vedete prima impronta come alle grotte delle sette stanze a gravina come a Bomarso come ovunque Paghi mi vuole passare sotto le gambe vai Paghi altre impronte ecco fatto che si continua questa mini tagliata e anche qui ripeto il tufo è molto erosivo ma è probabile che come a Gravina qui c'erano in origine anche due spallette, le stesse due spallette che si trovano anche a Bomarzo. Vedete, qui sono più evidenti. Vedete le due spallette ai lati? Questa e quest'altra. Cioè sono sempre fotocopia. Poi è ovvio che possono variare di un, di un qualcosa, ma questo ricordo che è tufo, materiale morbidissimo. Di un'erosione accelerata perché qui il tufo non è come, come il materiale di Gravina in Puglia o come la roccia vulcanica di Bomarso, ma come a Bomarso e come a Gravina anche qui c'erano terrazzamenti, vedete, angoli 90 gradi. Poi qui la, la vegetazione è potente, sono tutti alberi di quercia che. Qui hanno fatto franare tutto qui ogni volta pensate qui saranno passati almeno 2600 2500 anni ogni albero ogni pianta ogni ogni tutto ramoscello che si infiltrava spaccava tutto spaccava proprio quanto è morbido e dopo millenni ancora si riconoscono comunque le peculiarità di queste mini tagliate Qui, come a Bomarse come a Gravina come a Sutri come ovunque e adesso andiamo a vedere mi dirigo verso la tomba delle tre teste che è una meraviglia dell'archeologia e ovviamente nel percorso non potevo non farvi vedere quella che chiamano le piccionai ovviamente anche qui c'erano diversi poggei franati vedete nicchie nicchioni e ora insieme a Paghi entriamo in quest'altra meraviglia allora prima anticamera sicuramente sarà franato qualcosa qui perché ci saranno questi blocchi immensi sotto solite nicchiette rotonde quadrate già si incominciano a vedere i primi spazi guardate qui c'era anche una finestra che si affaccia sul canyon qui siamo altissimi norchia come abbiamo visto siamo partiti dal primo monte che era dall'altra parte dove si scendeva fino dove erano i massi il fiume si risaliva su questo monte e qui c'è un altro monte praticamente diviso sempre da un altro fiume acqua onnipresente siamo paghi pa leva da lì siamo altissimi ed ecco piccionaia che chissà se qui tenevano i piccioni che usavano per i sacrifici molto probabile oppure come proprio come piccioni viaggiatori per parlarsi da un sito rituale all'altro anche qui la verità va un po a capire qualcuno pensa che anche questi spazi erano per cassa armonica io non lo so però il fatto che sono tutti inclinati verso l'interno a 45 gradi. Guardate, qui il telefono è in piano, non so se si riesce a vedere. Ecco, forse un pochino qua così. Il fatto che sono inclinati lascia pensare che per le uova, per la comodità degli uccelli, fossero davvero piccionaglie. Qualcuno mi ha detto che questi spazi addirittura servivano per le urne cinerarie. Io la certezza ancora non lo so non mi importa. Però è una davvero una meraviglia vedere quello che realizzavano questi pseudo trogloditi degli etruschi come li chiamano loro che ripeto qui l'unico troglodita è Giacobbo di Freedom, <ride> vero Pachi? e in cammino verso la tomba delle tre teste io non so questa non penso che una tomba era sempre no era una tomba perché guardate c'è la T ma la cosa importante che c'è sotto la T, vedete? La T, ritroviamo altra croce che me l'ero persa nelle scorse visite. Altra croce del sud, templare, cristiana. A voi le deduzioni, ma guardate le nicchie che bella. Vieni, paghi! Eh, non mi ricordo se era proprio qua che c'erano paghi guardate qui c'è un canale vedete sotto c'era la tomba facile per i tombaroli individuarle vediamo eccola guardate che spettacolo qua come si vede bene ecco la t che è qui sulla t su questa t oh attenzione neanche questa avevo visto la scorsa volta guardate che bella che bella signori altra altra croce questa davvero lunga sembra la croce di colpiano perché vedete qui era del classico tipo uncinata con le estremità uncinate anche oh, bellissima sì, infatti si sente con le dita, scusate ma qui sto altissimo sulla tomba, meraviglia! Fotocopia, fotocopia delle croci che sono, che è anzi, una allo Stargate! Mannaggia che non ho la raschietta per pulirla! Vedete, qui si vede bene, però, come è, levo solo il muschio se ci riesco, come è uncinata, vedete? Qua biforcazione lunga e sotto c'è una base e l'estremità della, della barra più corta uncinata anch'essa no meravigliosa non l'avevo vista neanche la scorsa volta quando ho fatto i collage insieme al mio diciamo lo chiamo eroe re pacal con questa t verde perché è la stessa t che il Re Maia porta all'interno della sua bocca nella sua maschera funeraria. T. Regno dei morti. E la maschera funeraria, infatti, portala T. Perché è funeraria, è dei morti. T. presente come nei pilastri di Gobegri Tepe, sito rituale. T. presente nelle tombe giapponesi. T. presente nei monoliti che si trovano a Minorca. Mo non mi ricordo il pezzo esatto, scusate il nome esatto, ma è sempre la T che conduce al regno dei morti. E questa croce che me l'ero persa in passato è meravigliosa, come questa T che è meravigliosa perché ha un, un rilievo eccezionale, altissimo, saranno 7-8 centimetri di rilievo. T che indicava esattamente il regno dei morti. E eh, quanto sono contento di averla ritrovata. <ride> Anche qua, una croce uncinata, questa forse sicuramente templare. O giù di lì dentro sono sempre loro, cambiano i nomi, cambiano, ma sono sempre loro. E se non ricordo male, senza che interrompo il video la tomba delle tre teste è proprio qui vicino ci facciamo qualche metro insieme insieme a Pachigno guardate pezzi di cornicione, cornicione immensi staccati per colpa degli alberi Ops. altro condotto che portava all'interno qui altra guardate che bella altra T immensa completa su questa tomba ha dato meravigliosa solita tomba sotto vediamo se qua troviamo qualcosa quindi ma già siamo a parecchie croci meravigliosa Immensa, una T davvero immensa. Andiamo, paghi? Dovremmo essere arrivati. si sì, guardate: qui c'è anche una grande nicchia con la solita tomba sotto. Vieni, sì, eccola, signori, trovata. <ride> Questa è la tomba cartello, tomba delle tre teste, è la tomba più bella di Norchia. Indubbiamente, saliamo, guardate. Allora, poso lo zaino e andiamo su insieme, paghi tu non so, anzi rimani qui, va. Prova a salire, vedete, hanno fatto anche il solito gradino per salire. Oddio, anche sotto si intravede una T. Eccole qua, le tre teste, vedete? Purtroppo si vede male nel video, ma ce n'è una a quest'angolo, una al centro e una all'estremità. Andiamo, Pachi, l'altra volta mi sono arrampicato fino sopra perché è una meraviglia arrampicarsi anche sopra eccola qua la prima testa sopra la t la seconda purtroppo da qua sotto non, non riesco a inquadrarla bene non si distinguono più i tratti è uscito anche il sole e l'altra testa di qua un bordo esagerato vi faccio vedere il mio palmo per, per farvi capire quanto può essere larga forse qui alla base ma non solo dappertutto arriva anche a 12 13 14 centimetri è immensa eccola qua la tomba delle tre teste non arrivo questa volta fino a sopra perché paghi paghi mi seguirebbe e non voglio che questo cretino rischia perché se scivola qui casca fino dentro i crepacci fino alla tomba e stavolta davvero ce lo lascio <ride> e dalla tomba delle tre teste vai paghi scendi se la voglio inquadrare Va, vai che cammina la voglio inquadrare bene da lontano adesso e forse solo per adesso è davvero tutto ciao paghi ciao sole allora bugia perché <ride> sto sempre qui perché non mi ricordavo che dietro la tomba delle tre teste c'è questo meraviglioso altro spezzone di necropoli con molte ti ma la cosa interessante è che ho trovato qui fuori c'erano tre ossa suppongo umane sembravano tibi e femori guardate che bella anche qui c'erano le scale in mezzo che portavano sopra la sommità ho visto queste tre ossa questo qui Vedete questo lastrone che non sapete sarà alto 80-90 cm, era anche qui, suppongo, il tetto forse che era sopra che è franato, ma ho detto va bene. Ci sanno queste ossa, brutto lasciarle qui. Le ho portate sotto. E qui non entro per rispetto. C'è cioè Vedete qui si intravede questo tappo del sarcofago che è quello e là non so se si riesce a percepire c'è un sarcofago bellissimo alto in pietra dove ci ho messo le ossa umane non ve le faccio paghi vieni qui non si entra ma a parte il sarcofago c'è poco dopo un'altra bellezza che abbiamo visto poco fa e cioè un'altra vasca per l'acqua che è di raccolta come tutte le vasche viste negli altri video ma questa è spettacolare si trova ed è questa ora vediamo davanti a un'altra sempre tomba dato bellissima con l'anfratto sotto solida apertura in basso ed eccola qui guardate che bellezza tipica ah guardate qui ce n'è altro un'altra va no vabbè non l'avevo vista questa e suppo no vabbè ma forse ho capito una cosa vediamo insieme non so se questo era tutto da un pezzo, ma si vede questo blocco immenso, separato. Che io suppongo che questo blocco è qui da sempre, non è franato sopra. Perché le vasche sopra io non le ho mai trovate. E questo blocco così grande, messo a perfezione, secondo me l'hanno già trovato così. Perché? Perché vedo che qui. Allora, intanto come vedete, c'è cioè, la solita vasca che non è la vasca, è l'imbuto, ok, che convoglia l'acqua, però al contrario di tutte le altre già viste dove il buco è sempre davanti, qui il buco è, è all'angolo, vedete, all'angolo della pendenza, il che fa pensare ovviamente che è apposita. Eccolo qua, non lo pulisco perché oggi non ho attrezzi, non c'è niente, guardate che bellezza. Vasca, anche questa è me Oh, attenzione, attenzione, altra croce, altra croce, signore, eccola qua, altra croce. Oggi ne ho trovate tantissime. Il che mi fa pensare che quel buco convogliasse l'acqua qua su quest'altra. Perché anche qui c'è sta una conca. Oh, che scivoloso. Guardate, <ride> altra vasca bellissima ad uovo forse questa in origine era mi allontano la vasca dato il buco all'angolo forse è stata sempre lì forse questo si è smosso nel tempo che magari prima era un pochino più dritto poi con l'acqua tutto quanto sopra la terra sotto se ne va mano mano che piove e il masso Piano piano con i millenni ha roteato, ma io suppongo che questo qui era un gioco di vasche incredibile, che bello! Vedete questo masso immenso e la vasca poco sotto, con la croce sulla sommità, ed è anche questa: non so fare una classifica, ma una delle più belle che ho mai visto! Spettacolare! Io non so se questo è il regalo finale, ma comunque meritava addirittura che mi rompevo un piede per farvela vedere una meraviglia vasche come a Gravina in Puglia come tutte quelle a Bomarso come a Corviano dov'è è lo Stargate sempre la stessa metodica imbuto buco e vasca più piccola sotto per che cosa? per i ridi, come dico sempre non per sciacquarsi la faccia e neanche per annaffiare i fiori ritualità come le tagliate come gli anelli come tutto, signori. Il mondo perduto degli Etruschi. Una meraviglia, paghi Saluta. Sì, guarda là. Ed eccoci. Finalmente ho trovato il regalo finale. Immancabile, ovviamente. Lo so che ve l'aspettate. Allora, questa me la ricordavo, ma passandoci davanti, ci ho pensato subito. Allora, qui c'è questa nicchia con una T. Probabilmente sotto c'era anche la tomba, ma la cosa importante, signore, è questa. Guardate, guardate che bello. I tre pilastri, le tre porte. Che cosa vi ricorda questo? Ieri parlavamo a Sutri del Cristo di Quetzalcat il drago, della Madonna che cavalca il drago. E a proposito di drago, a proposito di Cristo, questi tre pilastri, queste tre finestre stanno dietro l'ultima cena del caro estinto Leonardo da Vinci. E ritrovarle qua è una meraviglia che conferma il popolo del drago degli etruschi. Ci si cammina anche dentro e c'è un riverbero non so se si sente, fenomenale, ma anche le dati, vieni dentro i pilastri. Quindi, quale posto migliore per concludere questo viaggio fantastico di oggi? Con i tre pilastri del Cristo, i tre pilastri del drago. E davvero? oggi col package che è morto ecco non più <ride> dalla necropoli di Norchia nel Lazio e c'è anche una nicchia là sopra è davvero tutto Ti direbbe oggi <ride> alla salute Avi.